Coronavirus, aggiornamento sulla situazione in Italia e nel mondo. In Italia i positivi al coronavirus SARS-CoV-2 sono più di 1000, 29 i morti. Oggi atteso il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le misure su scuole e grandi eventi. Negli Stati Uniti c'è stato il primo decesso e il Presidente Trump ha chiesto ai suoi cittadini di non viaggiare nelle zone del nostro paese colpite dall'epidemia. Intanto American Airlines ha bloccato i voli verso Milano. A livello globale, i contagiati sono più di 86.000 e i morti quasi 3.000. Ore 14.55 dopo i controlli per chi arriva negli Stati Uniti. In aggiunta ai controlli prima dell'imbarco da certi paesi designati ad alto rischio o da certe aree di quei paesi, i viaggiatori saranno controllati anche al loro arrivo in America, lo ha annunciato Donald Trump su Twitter in relazione alle misure contro l'epidemia di coronavirus. Ore 15.09 crescono i casi nel Regno Unito. Nel Regno Unito sono stati diagnosticati 12 nuovi casi di coronavirus, per un totale di 35. Lo rendono noto le autorità locali. Ore 15.39 il Friuli chiede proroga alla chiusura di scuole e università. La regione Friuli Venezia Giulia ha chiesto al governo la chiusura di scuole e università regionali per un'altra settimana, da lunedì 2 a domenica 8 marzo. Lo rendono noto il governatore Massimiliano Fedriga, riferendo che la richiesta di sospensione del servizio nelle sole aule di atenei e istituti scolastici, validata dalle autorità scientifiche, nasce in un'ottica di prevenzione. Il vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi aggiunge, a ieri i tamponi eseguiti in Friuli Venezia Giulia per il coronavirus sono stati 215. Di questi, 5 sono risultati positivi. Ore 15.44 negli USA effettuati solo 500 test. Negli Stati Uniti i tamponi per il coronavirus effettuati finora sono soltanto 500 a causa della carenza di kit. Lo ha rivelato la CNN in un'intervista con il vicepresidente Mike Pence, che ha annunciato anche l'invio di 15.000 nuovi kit nel weekend, e stiamo lavorando per mandarne poi altri 50.000, ha aggiunto. In Italia, dati aggiornati al 29 febbraio, i tamponi effettuati sono 18.500. Ore 15.56 salgono a 5 i casi positivi tra gli operatori del Policlinico di Milano. È a quota 5 il numero di operatori del Policlinico di Milano positivi al nuovo coronavirus, oberato di lavoro insieme all'ospedale Sacco. Sono un neurochirurgo e un infettivologo, entrambi già conteggiati nel bilancio casi positivi della Lombardia, in quanto l'esito dei test risale a venerdì scorso. I due camici bianchi sono fra le 160 persone tracciate come contatti diretti e indiretti del dermatologo dell'IRCCS, che è stato ricoverato nei giorni scorsi per Covid-19 all'ospedale Sacco di Milano. Ore 16.13 in Gran Bretagna 6 nuovi casi dall'Italia. Dei 12 pazienti risultati nelle ultime ore positivi al coronavirus nel Regno Unito, 6 erano stati recentemente in Italia, 2 in Iran. Lo riferiscono i media britannici. Fonte, Corriere della Sera. 1 marzo 2020. https://www.corriere.it/cronache/linetta/m/a/r/z/o/linetta/0/1/coronavirus-italia ultime notizie Italia mondo 7 a 396 a 6 a 5 botto a 11 a e 74 tilde e 93.752.023 e 91 shtml